In questo video di approfondimento analizziamo in dettaglio la dinamica di questo alternatore accelerato. Facciamo il caso generale in cui il circuito sia chiuso, quindi i due poli della bobina, che vanno poi a finire su questi due anelli, siano chiusi su un resistore R. Essendo R la resistenza complessiva del circuito, bobina compresa e anche il resistore. In questo modo passa la corrente, che genera un momento torcente magnetico che frena la rotazione della bobina, rotazione indotta dalla caduta del pesetto. Qui è vista la bobina di profilo in un momento del primo quarto di periodo. La bobina ha ruotato rispetto alla verticale, cioè al campo B, di un angolo θ. Di conseguenza il flusso magnetico sta cambiando, sta diminuendo, e perciò la bobina reagisce facendo scorrere una corrente indotta in senso antiorario per rimettere quelle linee del campo B che stanno venendo a mancare. In particolare la corrente che scorre in questi due fili, in questi due lati della bobina, origina due forze magnetiche uguali opposte che costituiscono una coppia di forze che frena la rotazione oraria della bobina. O meglio, cerca di frenare la rotazione, in realtà la bobina continua ad accelerare, ma vedremo che lo farà con accelerazione non costante, ma che diminuisce nel tempo. La bobina quindi è sottoposta a due momenti torcenti che, visti da questo punto di vista da sinistra, uno è entrante, quindi in questa direzione qua, ed è il momento torcente esercitato dalla tensione del filo, che tra poco analizzeremo meglio, e l'altro momento torcente invece è dato da questa coppia di forze magnetiche, che invece, sempre visto dalla sinistra, è un momento torcente che viene verso di noi, verso l'osservatore. Analizziamo in dettaglio questi due momenti torcenti. Cominciamo da quello della forza di tensione. Sempre visto da sinistra, questo è il cilindretto di raggio R con il filo che è appeso al pesetto che esercita la forza di tensione verso il basso. E quindi esercita sul cilindro e su tutta la bobina un momento torcente R vettore tensione. Siccome c'è l'angolo retto tra il raggio e la tensione, questo momento torcente in modulo vale raggio per tensione per il seno di 90 gradi, quindi raggio tensione. L'altro momento torcente, quello frenante, che chiamo indifferentemente M' o M magnetico, momento torcente magnetico, è il momento torcente di una coppia di forze, quindi si calcola braccio della coppia D per la forza magnetica. La forza magnetica è la formula di Faraday, quindi la corrente per la lunghezza del lato sottoposto alla forza magnetica, quindi B minuscolo, per il campo B induzione magnetica, per l'angolo che formano la corrente con il campo B, che questo angolo però è di 90 gradi, lo vediamo sia su questo lato che sull'altro. Invece il braccio della coppia D è questo e si ottiene dalla lunghezza del lato A, che è questa, moltiplicando A, che è l'ipotenusa di questo triangolo, per il coseno di θ. L'angolo θ infatti ce lo ritroviamo qua. Quindi questo momento torcente frenante di tipo magnetico vale A cos θ, che sarebbe il braccio, per IBB, che è la forza magnetica. Poi più avanti sostituiremo la corrente I con F su R, essendo F la FEM indotta dalle variazioni di flusso magnetico e R la resistenza totale del circuito, intesa come dicevo prima, bobina e resistore insieme. Con questi due momenti torcenti M e M' si scrive la seconda legge di Newton rotazionale per il sistema della bobina. Quindi il momento torcente totale è la differenza tra M e MM ed è uguale al momento di inerzia di tutto il sistema della bobina per l'accelerazione angolare sempre del sistema della bobina. Tuttavia, il sistema non è formato soltanto da tutto il sistema della bobina, ma c'è anche il pesetto. Quindi dobbiamo scrivere a sistema anche l'equazione di Newton per il pesetto. Questa è un'equazione di Newton di tipo lineare, questa invece era rotazionale, quindi forza totale uguale MA. La forza totale sul pesetto è MG, la forza peso, meno la forza di tensione. Poi sostituiamo all'accelerazione subita dal pesetto l'espressione R per alfa. R è il raggio del cilindretto. Infatti, questo è il legame tra l'accelerazione lineare del pesetto e anche di un punto che si trova sul bordo, qua sul bordo del cilindretto, e l'accelerazione angolare alfa,
del cilindro stesso. Sappiamo infatti che nel modo rotatorio le grandezze fisiche lineari sono sempre collegate alle corrispondenti analoghe angolari e moltiplicando per r, cioè il raggio di rotazione. E quindi l'equazione di Newton del pesetto diventa questa. Invece l'equazione di Newton rotazionale del sistema della bobina diventa questa equazione qua, in cui abbiamo sostituito le due espressioni trovate per i momenti torcenti. Quindi al posto del momento torcente della tensione R per Ft e al posto del momento torcente magnetico c'è questa espressione che abbiamo trovato prima. A questo punto moltiplichiamo per R, il raggio del cilindretto, l'equazione di Newton del pesetto. Lo facciamo perché così otteniamo RFT, cioè R per la tensione, anche in questa equazione. E sommando membro a membro le due equazioni di Newton, questi due termini R tensione si semplificano, perché infatti sono momenti torcenti interni al sistema formato dal pesetto e dal blocco della bobina. E quindi per il sistema intero, quando facciamo l'equazione del sistema intero, non le vediamo i momenti torcenti interni, ma vediamo soltanto i momenti torcenti esterni. Infatti quello che rimane, cioè RMG meno quest'altro momento che era il momento magnetico, questi due momenti torcenti costituiscono il momento torcente totale, però soltanto quelli esterni, cioè sono i due momenti torcenti che agiscono dall'esterno sul sistema formato dal pesetto e dal blocco bobina. A destra dell'uguale invece otteniamo il momento di inerzia totale, che è la somma del momento di inerzia del blocco bobina più il momento di inerzia del pesetto che cade linearmente, ed è mr alla seconda. Questa è praticamente l'equazione differenziale del sistema intero formato dal pesetto in caduta e dal blocco bobina, ed è essenzialmente la seconda legge di Newton rotazionale applicata all'intero sistema. In questa equazione differenziale le quantità variabili sono θ, la corrente I e l'accelerazione angolare alfa. Per avere un'equazione differenziale in una sola grandezza fisica, che poi sarà l'angolo θ, dobbiamo effettuare alcune sostituzioni che vediamo adesso. Innanzitutto, al posto dell'intensità di corrente I, come detto prima, mettiamo F su R, questa è la legge di Ohm del circuito intero, dove F è la forza elettromotrice indotta. Per la seconda equazione di Maxwell, o legge di Faraday-Neumann-Harry-Lenz, vale meno la rapidità di variazione del flusso magnetico. Perciò adesso prima calcoliamo il flusso magnetico, poi facciamo la derivata nel tempo. Flusso magnetico l'avevamo già calcolato prima, è il prodotto scalare tra B e il vettore superficie della bobina, considerando però che la bobina ha n spire, quindi B, ns e coseno dell'angolo teta. Ne facciamo la derivata, il coseno di teta derivato da teta punto seno di teta, con il segno meno. Cambiamo segno a questa derivata per avere la forza elettromotrice indotta, quindi più bns teta punto sen teta, che andiamo a sostituire in questa formula, quindi andiamo a dividere per r per avere l'intensità di corrente variabile nel tempo, che è questa espressione. E questa espressione andiamo a sostituire al posto della I in questa formula. Vediamo infatti che al posto della I abbiamo sostituito questa parentesi, poi rimettendo a posto un po' i termini abbiamo AB, che sono i due lati della bobina, B e B, B alla seconda l'induzione magnetica, gli altri termini, poi teta punto e sen teta cos teta. Infine ricordiamo che l'accelerazione angolare è la derivata seconda dell'angolo. Ecco quindi che abbiamo ottenuto un'equazione differenziale del secondo ordine nell'incognita teta in funzione del tempo. Compare teta due punti, quindi la derivata seconda, la derivata prima e la funzione teta. Se però il circuito è aperto, allora questa corrente I non scorre, di conseguenza non ci sono queste forze magnetiche che formano la coppia frenante di tipo magnetico. Viene a mancare questo momento torcente frenante magnetico e l'unico momento torcente che rimane è quello della tensione del filo che fa ruotare la bobina in senso orario. Del resto questo è evidente perché questo termine, che è il momento torcente magnetico, eccolo, diventa uguale a zero se la corrente non scorre. Perciò l'equazione differenziale nell'incognita θ di t perde questo termine complicato,
e rimane semplicemente RMG, eccolo, uguale il momento di inerzia totale per θ due punti. Questo perché appunto a circuito aperto abbiamo detto che il momento torcente magnetico non c'è. Possiamo quindi subito ricavare l'accelerazione angolare, cioè θ due punti, che è il rapporto RMG diviso I totale. E siccome queste sono tutte quantità fissate, cioè non variabili, allora significa che l'accelerazione angolare è costante. Quindi il moto della bobina è un moto circolare uniformemente accelerato. Come anche è moto rettilineo uniformemente accelerato il moto del pesetto che cade giù. Ora con una doppia integrazione si può banalmente, facilmente ricavare sia l'andamento della velocità nel tempo che l'andamento dell'angolo nel tempo. Infatti la derivata seconda è la derivata nel tempo della derivata prima e integrando questa relazione tra 0 e t, dal momento che θ secondo è alfa è costante, otteniamo la velocità angolare, θ', θ punto, meno la velocità angolare all'inizio, che è 0 perché la bobina parte da ferma, uguale alfa t, l'accelerazione angolare costante per il tempo. Quindi la velocità angolare, cioè θ punto, è proporzionale al lineare nel tempo. Vuol dire che questa velocità angolare diventa sempre maggiore al passare del tempo. Poi andiamo a integrare questa velocità angolare, che è la derivata dell'angolo nel tempo. Dopo l'integrazione otteniamo a sinistra l'angolo meno l'angolo all'inizio che avevamo detto era 0. E a destra l'integrazione di questo termine lineare in t ci dà t quadro mezzi. E quindi in definitiva l'angolo in funzione del tempo è un mezzo alfa t alla seconda. Quindi l'angolo cresce con una legge quadratica e queste sono proprio le formule del moto circolare uniformemente accelerato. L'angolo che cresce da 0 con andamento quadratico, la velocità angolare che cresce invece da 0 con andamento lineare, e l'accelerazione angolare che rimane costante pari al valore trovato prima. Infine andiamo a sostituire queste espressioni trovate del moto circolare uniformemente accelerato in questa formula della FEM, la forza elettromotrice indotta, BNS θ punto sen θ. E quindi otteniamo BNS θ punto è alfa t e sen θ è sen di un mezzo alfa t alla seconda. Vediamo quindi che la forza elettromotrice ha un andamento nel tempo che è oscillante con un periodo che diventa sempre più stretto, cioè sempre più breve, e con una modulazione in ampiezza di tipo lineare, cioè una retta, per via della presenza di questo t, di questo tempo. Ecco quindi graficata l'oscillazione sinusoidale con periodo sempre più stretto e la modulazione delle due rette NBS alfa t. Attenzione che qui il grafico è sbagliato perché all'istante 0 la curva non si appiattisce, la FEM, ma credo che parta con la stessa pendenza della retta NBS alfa t. Ecco, il grafico corretto dovrebbe essere questo.